Grazie Presidente, sarò brevissimo, però credo che questo intervento, dopo questa lunga maratona, sia dovuto. E non sarà certo un intervento polemico alla fine dell'anno e di fronte comunque a un nuovo inizio, però credo che vada la pena sottolineare come questo sia un punto d'arrivo e anche un punto d'inizio che dice che quello che è successo in passato con le vecchie amministrazioni non succederà più. Questo è molto importante dirlo e sottolinearlo. Dopodiché ringrazio lei Presidente per aver portato a termine i lavori con forza, abbiamo visto quanto impegno ci ha messo, per cui merita il nostro ringraziamento sicuramente, lo meritano gli uffici, lo meritano le opposizioni che comunque ci hanno dato una mano e questo va riconosciuto. Ringraziamo l'assessore, che adesso non è qui, però comunque ha dato il suo contributo importante. Ringraziamo anche la sindaca che è stata qui in aula, ha votato con noi, nonostante tutti gli impegni che ha durante la giornata. Ringrazio la mia maggioranza e tutte le persone che hanno sostenuto in questi giorni il risultato che poco fa l'assessore ci ha prontamente descritto. Auguro a tutti naturalmente un buon inizio di anno, una buona fine, un buon inizio, con la speranza che quest'anno cominci sotto l'insegna importante, sotto dei valori importanti che sono comunque utili a ricostruire un percorso così come abbiamo dimostrato votando queste delibere nel pieno della legalità. Grazie a tutti e buon anno.